comincia un vero e proprio tour per l'Italia, per Oreste Scalzone. Noi siamo stati a trovarlo prima della sua partenza. Questa è la casa dove ha vissuto da latitante per 25 anni qua a Parigi. Andiamo a incontrarlo. Oreste Scalzone? Buongiorno. La cosa buffa è che questa griglia sembra quasi una prigione, no? Sicuro che una cella di prigione è un po' migliore, c'è più spazio. Facci entrare perché fa freddo, Oreste. Hai dei cartoni dappertutto. Voglio andare a vedere la camera sua. Non avevi fatto neanche il letto. Questo è il lettino dove Oreste dormiva. Sono 14 metri quadri. Ci abbiamo vissuto. Io, mia moglie, mia figlia e tutti i familiari di... Venivano. Fuggiati, fuggiaschi, amici, cose. Chi è questa signora? Mia madre lì aveva già forse 96 anni. È morta nel mese di maggio. Questa è mia moglie. Quella foto, devo dire, mi fa una certa fierezza. I poliziotti non volevano farci passare. Mio padre la comprò usata, io avevo 9 anni. Questo qua mi aveva storto un tasto. In quella foto gli stavo dicendo: se tu mi sfasci la fisarmonica, io ti spezzo, hai capito? Tu, 25 anni fa, sei scappato dall'Italia. 7 aprile del 79, rastrellamento giudiziario. L'hanno preso Mella, Toni Negri a Milano, 21 persone per tutta Italia, dicendo che eravamo a capo di un complotto insurrezionale. Lì ero per metà un po' inorgoglito. Insurrezione è un reato nobile, no? Tentativo di insurrezione armata contro i poteri dello Stato. E? Rapina? Rapina, vedi, perché tu... Quella è la più simpatica e poi la meno grave. Stavo male, allora è cominciata, mi hanno portato al centro clinico. Alla fine hanno stabilito che stavo talmente male che mi dovevano mettere in libertà provvisoria. A un certo punto ti sei sentito meglio, Oreste? Sì. Sì, Oreste. E tac. Come hai fatto a fuggire dall'Italia? Problema di comandarmene da Roma senza farmi notare. Mussolini dà il via alla fascistizzazione sistematica dello Stato. Per i rivoluzionari di professione la vita si fa sempre più difficile. Ora Mussolini non è più soltanto presidente del Consiglio dei Ministri, è il duce del fascismo. L'Italia è con lui. Il Partito Comunista viene dichiarato fuori legge. Quelli che possono ancora tentare la fuga decidono di lasciare l'Italia ed emigrare nella liberale Francia o in Unione Sovietica. Certi che nel paese del socialismo troveranno la loro patria d'elezione. Per molti si tratta di una scelta obbligata. E c'è chi fugge perché restare significherebbe esporre al pericolo il partito, se stesso, la propria famiglia. Nel 25, quando che io, a me mi hanno mandato in Russia perché qui c'è fu un omicidio di un fascista. Allora il Partito Comunista mi mandò in Russia. Chi non è in regola con i documenti, chi non è strettamente necessario alla rete politica clandestina, deve raggiungere l'Unione Sovietica. Il governo russo mette a disposizione dei fuggitivi una fitta rete di protezione. È il Soccorso Rosso, il MOPR, che fornisce passaporti falsi e organizza il viaggio. È la sede del Soccorso Rosso. Funziona come centro di raccolta e di soggiorno temporaneo dei profughi, di quei rivoluzionari che, come recita il testo di questo cinegiornale russo, oppressi dalla borghesia, con le loro famiglie, trovano asilo in Unione Sovietica. I russi la chiamano la casa degli emigranti politici. La repressione della polizia sugli italiani si serve dei fascicoli scrupolosamente compilati da funzionari italiani del Comintern. C'è chi lo capisce prima di tutti, è Dante Corneli, a Mosca fin dal 1922, quando l'accusa di aver ucciso una camicia nera lo aveva costretto a fuggire dall'Italia. Sconterà 18 anni di prigionia nei lager più duri di tutta l'Unione Sovietica. Tornerà in Italia soltanto nel 1970, per raccontare. C'era un comitato direttivo di cui faceva parte Robotti, Vittorio Vitalis, Germanetto, tu che curavi i schedari, i compagni che arrivavano, vero? Venivano schedati tutti quanti, anche tu eri schedato, tutti eravamo schedati, tutti i compagni dal primo fino all'ultimo erano vigilati. Quando un compagno appena arrivava
ha detto la Masutti, la prima cosa che facevano, ci toglievano il passaporto. È finito. Era entrato, non usciva più. I compagni che erano disillusi, che erano ravveduti, poi c'erano quelli che arrivavano con le caratteristiche del centro-estero del partito, cioè che venivano mandati in quarantena qua, molti di essi sono rimasti incastrati qui. Ora, tutti questi compagni eravamo tutti controllati, e i fascicoli personali che tu curavi si gonfiavano di queste dilazioni, che poi andavano a finire ai tavoli degli inquirenti, che ci spedivano tutti ai lager. I vecchi compagni a Tivoli mi conoscono tutti. All'inizio sono stato ben accolto, a qualcuno non andava giù che io fossi rimasto in Italia, anzi qualcuno mi diceva: se lo sapevi, perché non te ne vai? Il compagno dei vicini, il quale mi lega una vecchia amicizia sin dal 19, mi diceva: caro Corneli, tu sei adesso tornato, quello che c'è stato è stato, ci mettiamo una pietra sopra e non se ne parla più. Entra nel partito e facciamola finita. Io ci dissi: caro Terecini, voglio essere libero. Una tessera implica dei doveri, e io mi sono prefisso un compito, ed è quello di dedicare il resto della mia vita a far conoscere agli italiani cos'è stato lo stalinismo in Italia e nell'immigrazione antifascista. Non è facile tornare se i parenti non credono alle storie di chi torna. Io ho due nipoti che sono comunisti, si chiama il signor Elisei Libero e il signor Comunardo. Sono due comunisti sfegatati. Io mi invitorno su alla casa e io dissi di questo lavoro qui in Russia. Loro non ci credevano. Mi hanno detto che non è vero, tu sei un bugiardo e che Stalin ha fatto bene a restare tutti quanti, perché voi altri non eravate comunisti, eravate i traditori della patria. Ha fatto bene Stalin a restare tutti quanti voi altri. Avevano paura che noi altri, che avevamo passato degli anni nei campi di concentramento, che se noi arrivassimo in Italia, cominciamo a dire la verità come abbiamo sofferto per niente in questo paese. Vuol dire che il partito italiano che difendeva Stalin, difendeva questo sistema, di questo governo, di questo paese, loro perderebbero tutte le loro influenze che avevano accumulato durante il tempo con la sua lotta. Arriva un compagno che dice: ore, ho pensato come portarti via. Vieni a una partita della Roma, famo una macchina quando c'è una partita nel nord, con tutti i siccioni, dai e lupi, Pruzzo, chi è che le ferma le macchine? A me mi sembrava di tempo. Altri dice: c'è un passaggio sul monte così, basta scendere con gli sci. Oh, ma capazziamo, io gli sci non l'ho mai visti, se non nelle vetrine dei negozi, se devo ammazzarmi in un crepaccio. Incontriamo questa amica di Milano e dice: io sapevo che voi conoscevate Gianmaria Volonté. E quello è Skipper, c'ha una barca. Detto fatto, andarono a parlare a Gianmaria nel camerino, quello disse: benissimo. Sì, avete capito bene, è stato proprio Gianmaria Volonté, uno dei più famosi attori italiani, ad aiutare Scalzone a fuggire dall'Italia. Gianmaria Volonté non rischiava niente per farti scappare. C'era favoreggiamento personale, lui c'aveva la barca alla Maddalena, elaborò una bella teoria. Tu, è vero che il timore è che la gente ti riconosca, però io sono ancora più conosciuto di te. Se andiamo assieme, la gente guarda me. Quando sono arrivato a Parigi c'erano qua già 6-7
700 persone. Chi arrivava dal Nicaragua, chi arrivava dal Messico, chi in Italia stava latitante dormendo la notte sui treni. Che genere di rapine facevate? Quando avevo 15 anni, l'intelligenza di sinistra mi portava a vedere il grande Streller che metteva in scena Brecht, e in Audi pubblicava poesie e canzoni di Brecht, tra cui una che diceva: dato che tra noi e il pane c'è solo una vetrina, da oggi in poi non vogliamo più vivere da bestie e spacchiamo la vetrina. Questa morale voi ce l'avete trasmessa come il latte. Della rapina c'era una cosa brutta, che brutta brutta, gente che si è trovata ad ammazzare o a farsi ammazzare da un metronotte, e c'è gente che si è visto che andava a fare le rapine con le pistole scariche per non poter rischiare di ammazzare qualcuno. Oreste, andiamo a fare l'intervista adesso. Per lo Stato italiano, tu oggi chi sei? Uno a cui è stata applicata la prescrizione delle pene. E fino ad un mese fa? Un latitante. Perché non ti sei assunto le tue responsabilità e non sei tornato in Italia anni fa? Perché uno che ritiene di avere delle ragioni forti per combattere l'ordine sociale costituito non è che poi si consegna mani e piedi al nemico di classe. La tua verità sugli anni 70? Una possibilità di una trasformazione delle cose si è manifestata in quel secolo che è stato un bagno di sangue. L'incontro che ti ha cambiato la vita? Sto con una donna da più di 40 anni. Cosa volevi fare da grande? Marciare sulla testa dei re. Come si chiamava la tua organizzazione? Potere operaio. Cos'erano le Brigate Rosse? Gente che ad un certo momento ha ritenuto che per poter portare avanti un'ipotesi rivoluzionaria bisognasse costituirsi in una forma di guerriglia, come poteva essere quella di Guevara, trasferita però nella metropoli moderna di un paese europeo. E voi invece? Pensavamo a un'insurrezione più che a una guerriglia. Hai conosciuto brigadisti? Certo. Anche qui a Parigi? Certo, poi li ho conosciuti in carcere. Hai aderito alla lotta armata? Questo discorso insurrezionalista comportava evidentemente anche la lotta armata. Eravate combattenti, quindi partecipavate con violenza? Gandhi era un combattente, eppure era non violento, vogliamo dire che non era un combattente. Qual è stata la tua prima azione? A 18 anni, dopo che era stato ammazzato da una carica della polizia a Milano a una manifestazione pacifista, Giovanni Ardizzone, pensai con tre compagni di lanciare una molotov contro la questura di Terni. Feci circa un mese di prigione, era il 1966. E qual è quella a cui pensi con maggiore intensità? La terribile bellezza del 12 marzo del 77 a Roma. C'erano 100.000 persone, dentro le quali ci saranno state 5.000 persone armate, con sparatori, assalti, ma non ci fu nemmeno un morto. Qual è l'azione che più hai apprezzato? La cacciata di lama dall'Università di Roma. Lama, bestiole, fate il cannone! Perché? Lama arrivava come sindacato del padrone che predicava l'austerità operaia, andava a voler mettere le briglie a un movimento in casa sua. Cosa sai delle nuove Brigate Rosse? Quello che si è letto sui giornali. Ti consideri un perseguitato? Non ho mai pensato in questi termini. Ti senti più vittima o colpevole? Tra i due non so quale è peggiore come identità. C'è democrazia in Italia? Nel senso delle forme sì, non meno che negli altri paesi detti a regime democratico, se questa la si chiama libertà. Un esempio di buona democrazia? È quella che si manifesta nelle lotte. Nella Comune di Parigi c'era un qualcosa di democratico nel senso forte, cioè la gente decideva della propria vita. Oggi a chi daresti il tuo voto? Ho la fortuna di aver perduto i diritti di elettore. Indulto o amnistia? Chiaro che è meglio l'amnistia. Guerra o pace? Pace. Vendetta o perdono? Meglio perdono. Che fine ha fatto la tua innocenza? Non vedo di che mi sarei dovuto reclamare innocente o sentire colpevole. Favorevole o contrario alla pena di morte? Proprio contrario. A che servono i soldi? In questi rapporti sociali a tutto, e questo è il guaio. Il tuo sogno per il futuro? Che si avvii una possibilità di discutere di una soluzione di tipo amnistiale. Però c'è una cosa importante di cui dobbiamo parlare. Ci sono state le vittime che sono state provocate da queste frange politiche alle quali tu hai partecipato e che hai fondato. Che cosa diresti ai genitori di coloro che sono morti a causa di questi attentati terroristici? L'ultima cosa che direi: nessuno mi ha mai accusato di omicidio, né di aver partecipato né di aver deciso, ma questo mi sembrerebbe un po' meschino, perché ci sono delle responsabilità intellettuali che sono comuni. Voi potete fare e dire quello che volete, è insindacabile. Ogni mamma vede come il crimine più grande quello che ha ucciso suo figlio. È normale che per lei è così, ma che di fronte a un'altra madre che ha invece vede come più grande quello che ha ucciso il
corpo suo, di figlio, le due cose si valgono, se no è veramente la selvaggeria. Però Oreste, allora, scusa se ti interrompo, qui si tratta spesso di teoria. Ci sono stati dei giovani fascisti ammazzati da noi rossi e ci sono stati dei giovani rossi ammazzati dai giovani fascisti, ci sono stati giovani rossi o neri ammazzati dalla polizia, hanno dei nomi, non è teoria. Però questo... Pietro Bruno, Giorgiana Masi, Valerio Verbano, devo fare la lista? Questo non giustifica il fatto che si possa uccidere qualcuno? Certo che non lo giustifica. Una morte è sempre atroce ed è totale. Allora, valgono tutti o no? Quando si finirà di uccidere? Questa domanda può essere posta a un capo di Stato, a un capo della polizia, a un terrorista, a un altro e a tutti. Se la si pone solo a qualcuno, è a trucco. Questo è il tuo nipotino? C'ha una faccia da brigante questo a 5 mesi. Cosa ti piacerebbe gli dicessero al tuo nipote del nonno Oreste? Guarda, a me mi pare che mio nonno da ragazzino sognava di fare l'avventura rivoluzionaria. C'è gente che l'ha pagato molto di più sto sogno.